È gravissimo che venga cancellato un concorso così prestigioso che ha fatto la storia nel capoluogo Peligno. Lo affermano in cori sulmonesi nella nostra raccolta di opinioni, ancora increduli sull'annullamento dell'edizione numero 34 del concorso internazionale di canto lirico Maria Caniglia. Beh, certo, è un evento culturale di una certa importanza, penso che è un gran peccato, insomma, bisognerebbe fare di tutto purché di farlo. Auguriamoci che chi di competenza riesca a riorganizzare, a reperire un po' di fondi. Sulmona, se perde un concorso di questo tipo, perde molto, insomma. Quando ci sono estate, è sempre bello vedere gente qui vicino. E vedere c'è una Sulmona un po' più viva. Quale forza rappresenta Sulmona in questo momento? Perché ci sono molti saltimbanchi, quelli che sono pronti a salire sul carro del vincitore, non importa se di centro, di destra o di sinistra. Ma io penso che tutto questo possa dispiacere a tutti i sulmonesi. Non fare il Caniglia è una cosa, diciamo, gravissima. Io penso che qualcuno si deve muovere per avere qualche cosa di positivo. Il rammarico sta tutto il mio cuore, però ho andato con tanta volontà, tanto orgoglio e tanta passione questo concorso Maria Caniglia. Nell'84 vanta una serie di vincitrici a livello altissimo, ma quasi penso soltanto alle cose tipo giostra, estate sulmonese e altro. Non si pensa che la cultura può essere anche quello che ha lasciato il Caniglia in questi 34 anni di attività.